Ripercussioni che può avere un bambino che ha vissuto o continua a vivere stati di situazioni di guerra possono essere tantissimi, perché la guerra provoca una serie di danni inevitabili e vanno a distruggere proprio quel periodo di vita più importanti e cancella quindi tutto uno stato che è quello dell'infanzia drasticamente. Parlare poi di stress post-traumatico per me è riduttivo perché gli eventi di guerra producono delle reazioni ancora più estreme e che poi altereranno per sempre il vissuto dei bambini. I sintomi che si possono produrre o evidenziare nei bambini in posti di guerra sono principalmente stati di resa, di impotenza, perché vivono non solo quotidianamente un trauma, no? Che si ripresenta tutti i giorni e a lungo tempo. Il lungo tempo pone una fine alla speranza. Se io ogni minuto devo proteggermi da una bomba, un crollo di un palazzo, mi trovo di fronte a macerie, a perdite, lutti terribili. È inevitabile che non posso sostare, devo cercare una strategia di salvezza. In più non ha gli adulti che possono sostenerlo. Se il disturbo non viene e per niente toccato, resta congelato e spesso si amplifica. Possiamo avere depressione, possiamo avere situazioni borderline. Naturalmente in questi casi potremmo dire che un effetto ce l'avrà, pur tenendo conto che ogni soggetto è diverso dall'altro. Quindi le potenzialità di resilienza e poi sono individuali. Aiutare i bambini che vengono da situazioni di guerra è estremamente difficile, quindi va distinto se l'intervento è solo una situazione che dura poco tempo, quindi non si tocca assolutamente il trauma, si cerca solo di aiutare e creare il rapporto per poter agevolare un rifugiarsi da qualche parte. Oppure abbiamo a disposizione più tempo e quindi possiamo avvicinarci un po' di più.